appuntamento con Basket Time mercoledì alle ore 21. Si va per questa seconda partita, la Virtus nella serie 0-1 per aver perso la gara d'andata a tre giorni dalla Final Four. Controlla Rigaudot, primo attacco. Meneghin su Rigaudot. Mersic su Edwards, De Paul su Danilovic, questa è un po' la novità. Pozzecco su Abbio, va dentro Sciascia, grande palla per Lasso che schiaccia, 2-0 per la Kinder, bella giocata di prima battuta subito dalla squadra di Ettore Messina. Vediamo nel replay che ci propone la regia la schiacciata facile di Lasso Nesterovic, dentro, molto bravo De Paul in penetrazione su Edwards, gravità la palla fuori, Meneghin, Pozzecco, Pozzecco in posta, si gratta la testa, non ha le pulci, è un segnale e va dentro, eccolo qua Gianmarco, numero di Pozzecco, super Pozzecco, giocatore divertentissimo, l'ho sempre detto, averne di Pozzecco riempiremo ancora di più i palazzetti. Rigaudot va via in palleggio, scarica fuori per Bill Edwards che prende subito un attacco contro Mersic che gli ruba la palla, va in contrattacco sulla fascia laterale destra, Mersic palla dentro sotto, molto bella per la chiusura di Meneghin. E avete visto la freschezza della squadra varesina che è stata già capace di andare due volte al tiro velocemente e da sotto, giusto? Sì, è una caratteristica dei varesotti questa, quella di riuscire a trovare sempre tiri in ottimo equilibrio e molto rapidamente. È la squadra che gioca il basket più, diciamo, libero del campionato. Sicuramente, poi se lo può permettere proprio per quello che dicevamo prima, tutti i giocatori tecnicamente molto bravi e che sanno giocare in più ruoli. 4-2 per la formazione di Varese, Roosters, i Galletti a 1.20 di gioco, esce Edwards, riceve, tira da 3, Bill segna. Bill Edwards, come vi dicevo, l'uomo al quale si deve aggrappare la Virtus, non completamente ovviamente, ma deve sperare che dia energie vitali, anche punti, in un momento molto difficile della stagione. Questo perché è un calendario assolutamente ridicolo, ha compresso il campionato e porta le squadre che giocano la Final Four, la fortitudine della Virtus, a giocare già le semifinali del massimo campionato. L'anno scorso, come ricorderete, la Virtus perse gara 1 contro Roma, ma eravamo nei quarti. Intanto segna Lasso Nesterovic, 7-4. Un calendario compresso per gli europei che si giocheranno a fine giugno in Francia. La Lega deve intervenire anche a scapito della nazionale, non possono i club consentire di finire il campionato così presto senza dare eque possibilità di gioco a chi partecipa alla Final Four. Questo varrebbe come discorso esattamente per Varese e Milano e non solo per Bologna e Bologna. Intanto va dentro De Paul contro Rigaudot, cerca spalla canestro, il suo movimento non lo trova, controlla la Kinder. Mi sembra una Kinder molto reattiva e determinata. Sì, tonica e soprattutto brava a correre in contropiede quando c'è la possibilità. Grandissimo numero di Lasso Nesterovic sul contrattacco. Va dentro Pozzo e fa un grande numero anche lui. Botta e risposta, spettacolo. Qui al Malaguti, palla Malaguti, grande partita, 9-6 dopo 2 minuti e 30. Difesa molto aggressiva anche perché Varese è più fresca. Difesa aggressiva, poi vorrei farti notare Roberto come tutte le volte in cui Danilovic deve sfruttare il blocco o da Edwards o da Nesterovic, sceglie sempre il lato di Nesterovic proprio per evitare i cambi di cui parlavamo prima. Molto importante questa annotazione di Roberto Nadalini, che ricordiamo è stato per anni il vice allenatore di Messina e di Bucci, ha vinto Studetti come vice allenatore della Kinder, qui con noi ad aiutarci a capire meglio. Infatti è importante, va dentro alla grandissima Edwards che riprende e segna. 11-6 più 5 per la Kinder, chiuso per la Roccedine, ma siamo passati dai 0 gradi di Monaco ai 20 gradi di Bologna e siamo passati anche un clima molto afoso e umido. Va avanti Pozzecco, utilizza il blocco di Santiago, è libero, Poz, gasatissimo, sbaglia, rimbalzo di Danilovic, fallo tattico di Pozzecco che è fantastico, bravo, mi bravo. Fa morire. È incredibile, è davvero incredibile. Guarda, guarda. Questo forse era anche un antisportivo, a dire la verità. E poi lo abbraccio. È un giusto fallo per evitare il contropiede, però fatto in questa maniera forse era antisportivo. Pozzecco è un giocatore di una simpatia unica, tra l'altro l'abbiamo visto un giorno andare a ascoltare il time out di Messina, lui che gioca per Varese ovviamente. Danilovic va a Sciascia in palleggio, bello scarico e qua c'è una grande differenza rispetto a Monaco, c'è la differenza fisica,
che è la differenza fisica. E poi ti devo dire che sicuramente campioni come questi, messi di fronte a delle situazioni oggettive di difficoltà, reagiscono da campioni, come poi stanno facendo. Sì, sì, ma lo dicevamo anche nell'intervista con Dino Meneghin a fine partita. Questa Virtus, la squadra dell'ultimo decennio, ricorda quella degli anni 80-90 di Milano, dove c'era Meneghin, quella degli anni 70-80 Varese, dove c'era Meneghin, una squadra che non era mai morta. Ricordiamo a Monaco 68-48 più 20, qualunque altra squadra avrebbe pensato, penso io, al turno di campionato, avrebbe già chiuso la partita. Invece la Virtus ha reagito e si è portata a meno 5, 77-72. Poi Roberto hai fatto credo un paragone giustissimo, anche perché ricordando in due epoche diverse Varese e Milano, che avevano un comune denominatore in Dino Meneghin, la squadra degli anni 90, cioè la Virtus, ha avuto sia nella prima parte che nella seconda Sascha Danilovic. Danilovic, quindi esatto, un altro vincente di quelli incredibili. 18-4 dopo 4 minuti, 3 palle per la squadra varesina, un fallo per la Kinder, gioca in dai vai Rigodò. Sale molto alto Nesterovic, che andrà a giocare nell'NBA. Intanto schiaccione straordinario di Abbio, vola picchio, vola tira molla, l'uomo dalle gambe di gomma, un schiaccione tipo NBA. Doppiata Varese, 16-8 dopo 4 minuti 20, va dentro De Paul, torna fuori Sandro, la palla per Santiago, c'è un fallo di Meneghin che sposta Danilovic nel taglio, fallo di Perfetto, mi suggerisce De Robertis, che intanto va al timeout di Messina per sapere cosa dirà il corso bianco-nero. 16-8 dopo 2 minuti e 26, 2 punti Abbio, 3 Danilovic, 5 Edwards, 6 Nesterovic, 4 Prosecco, 2 Meneghin, 2 Santiago. Vi dicevo di questa Kinder che tornerà a giocare gara 3 a Varese martedì, gara 4 è prevista per giovedì a Bologna, l'eventuale gara 5 domenica sempre a Bologna. Ecco il replay, grazie, possiamo fermarci qui nel momento in cui vediamo questa azione, Nadalini, vediamo Edwards che ha goduto di un grande spazio. Sì, Edwards ha penetrato, qui forse c'era un fallo, forse tentava anche lo scarico a Nesterovic perché Santiago era andato ad aiutare sulla sua penetrazione, poi è riuscito a riprendere il rimbalzo e a segnare. Ecco, quindi questo grande buco che abbiamo visto nel quale si è inserito Edwards, sempre ricollegandoci alla Final Four di Monaco, Monaco non era così. Non c'erano, sai, dei buchi così. Sai, il discorso è questo: quando trovi una squadra che è brava a penetrare, sicuramente, senza ombra di dubbio, diventa molto più difficile per la difesa tamponare tutte le falle, perché basta che tu riesci a penetrare una prima volta su un passaggio scaricato, la difesa è già in affanno, quindi questo è abbastanza naturale. Porta palla a Rigodò, marcato da Meneghin, va dentro Antoine, dà la palla fuori per Bill, Bill va in palleggio, bella palla, che palla di Bill per Nesterovic, grandissima Virtus, grande attacco, lettura perfetta. Vedi, ancora una volta quello che dicevamo prima, si apre un varco e la Virtus è bravissima, bravissima, vedete, in questo caso con Nesterovic a farsi trovare libera e a siglare col fallo. 18 Kinder, 8 Varese. Dopo 4 minuti e 40 secondi, aggiuntivo per Rascio Nestero, 18 punti già segnati. Abbiamo visto Kevin McHale, l'abbiamo intervistato, vi dirà se Danilovic, se Nesterovic andrà o no nell'NBA, lo saprete mercoledì a Basket Time. Non vi diciamo altro, comunque potete intuire quello che può aver detto Kevin McHale, vicepresidente esecutivo di Minnesota. Intanto vediamo l'arresto e tiro di Andrea Meneghin, al quale è stato esteso il contratto. Intanto ha detto Messina, attenzione al Prosecco in penetrazione, e ha detto a Nesterovic di dare aiuti appunto ad Abbio che difende sul Prosecco, quindi sì, è, sempre il discorso, è la chiave lì. Certo, il discorso della rotazione è essere bravi a chiudere le penetrazioni e a scalare poi dal lato debole per evitare che Prosecco possa trovare anche tiratori con i piedi per terra fuori dall'arco. Attacca la Kinder, Edwards, va dentro Bill, come va Bill, come va Bill. Questo sarebbe stato utile, credo, a Monaco, cosa dici? Sì, ne parlavamo, la Virtus senza uno straniero, soprattutto non solo del valore di Edwards, ma soprattutto per le rotazioni, giusto? Certo, per evitare di caricare troppo il minutaggio degli altri esterni. Poi considera che Bill è un'arma tattica, può giocare 4. Tra l'altro, ecco, questo non è Zukauskas che l'avrebbe messo dentro, ma è Santiago.
però Kuskas Santiago, diciamo, è un giocatore che rende sicuramente di più di quanto viene pagato, perché è un giocatore di basso costo, quindi la squadra varesina è stata molto brava a diciamo gestire il budget, cercando di avere giocatori forti sul perimetro e reggendo bene il sottocanestro con questo Santiago, che è un giocatore comunque combattivo. Certo, e poi considera che è un ragazzo molto giovane, quindi forse hanno scommesso un po' anche sulla sua allenabilità. Attacca a Meneghin, difeso da Danilovic, Nesterovic su Santiago, Abbio sempre su Pozzecco. Rigodò ha fatto il cambio adesso con Edwards su De Paul, i cambi di cui dicevamo prima. Vola Bill a prendere la palla, grande Edwards, va di là Rigodò che perde palla, Pozzecco, sembra il D'Antoni vecchia maniera, a fallo involontario di Edwards. Intanto De Paul ha preso una pacca in testa, comunque già Edwards era andato, in effetti dette un bel crocco. Questo è un fallaccio. Guardiamo nel momento dell'impatto. Se qui abbassa proprio questo, le braccia. Questo è un fallo antisportivo. Sì, per me è come il fallo di Pozzecco prima per un motivo, adesso per un altro, però è un fallo che non ha niente a che vedere con la pallacanestro. Intanto c'è Galanda che è entrato per Santiago, quindi cerca punti Varese, perché è già sotto di 10 punti, 20-10, dopo 6 minuti e un secondo. Messina chiama Scolochini, 5 falli Varese, 4 falli Bologna, gara 2 della semifinale Scudetto, quarta partita in 8 giorni, pensate un po', Varese, il derby, lo Zalgiris, ancora Varese. Molto importante adesso, Roberto, come sta facendo giustamente Ettore, cominciare a ruotare gli uomini proprio per evitare l'affaticamento. Questa è stata una partenza più che altro di origine nervosa. Un altro cambio, Vescovi è entrato e adesso la situazione è una zona 2-3 che la Virtus ha comunque già affrontato parecchie volte quest'anno, visto che ha incontrato Varese parecchie volte. Sì, difesa che tra l'altro a mio avviso si sta abusando di questa zona 2-3, infatti le squadre attaccano benissimo. Bravissimo. Grande passaggio di Bill, che ha trovato Nesterovic davanti al centro della zona, è fantastico. 10 punti per un lascio fantastico, assolutamente infermabile, miglior pivot d'Europa, massimo vantaggio per la Kinder, 22-11 dopo 6 minuti e 36 secondi. Ma si va per mode, in sintesi. Una volta si faceva l'1-3-1, poi c'era la matchup, adesso va di moda la 2-3, mi sembra un po'... corsi e ricorsi, ma non so perché, non so ma credo che ogni allenatore valuti i giocatori che ha a disposizione. Ma certo, però non so, per esempio io contro una Virtus non giocherei mai la 2-3, ma giocherei una 3-2 personalmente, così come non so, magari la stessa Virtus fanno 2-3 e potrebbe giocarmi in vento 1-1-3-1, non lo so. Beh, a questi livelli sì, ma c'è molta, ecco il discorso è questo, c'è un prodotto omogeneizzato ormai, giocano tutti con gli stessi attacchi e con le stesse difese, o mi sbaglio? Anche perché ti dico, a questo punto da inventare c'è veramente poco. Sì, però il basket mentre va dentro, no, Pozzecco e scarica per Galanda che va dentro e sbaglia. Contrattacco di Igor, riprenderemo il discorso dopo. Va per Ugo, grande contropiede della Kinder. Che sbaglio, per Ugo appena entrato. Vescovi controlla la palla per Pozzecco, sviluppo centrale del contropiede. Va dentro, post, fallo. Ecco, dicevamo, lo Zalgiris, agevolato anche dall'opportunità di giocare un campionato debole e via dicendo, comunque gioca un basket abbastanza in controtendenza, molto veloce, molto dinamico, gioca anche la mezza ruota, il movimento dimenticato. Ecco, ho visto nello Zalgiris almeno una squadra che gioca in attacco in maniera finalmente diversa dalle solite squadre che prendono il solito attacco della solita squadra dell'NBA e lo ripetono all'esasperazione. O il solito attacco di Nikolic o di tutta questa genia di allenatori slavi. No, hai ragione, è vero. Un po' di fantasia, forza, siamo italiani, un po' di fantasia, non siamo di giapponesi. Comunque vedi, è una zona 2-3 che si adegua moltissimo. Anzi, adesso addirittura su questo gioco pick and roll, Mercy ci ha seguito Edwards e qui recupera una bellissima palla Varese, un bel contropiede di Mercy. Però Mercy sbaglia Mercy. Chi c'è? Edwards. Va in contrattacco con la Kinder. Ugo il Condor per Sasha il ragno. Però Danilovic passa a Dabbi, una volta avrebbe chiuso se fosse stato in buone condizioni, vero? Certo, sicuramente Sasha adesso sta tentando di gestirsi perché sappiamo benissimo che le sue condizioni fisiche non sono ottimali. 5 palle perse per la Kinder, 22-13, dopo 7 minuti e 38 secondi di gioco, già bonus per la Kinder, mentre Varese
si rifà sotto e da soli 5 palle a carico, 22-15. Quindi vediamo nel replay lo splendido passaggio per Vescovi, completamente libero, non si è capito. C'era stato un blocco cieco e non c'è stato il cambio e Vescovi si è ritrovato completamente solo sotto canestro. Virtus che con il cambio ha perso un po'. È quello che ti dicevo prima Roberto, adesso il pericolo più grosso per la Virtus è quello che da una partenza data soprattutto dalla carica nervosa di fare subito un buon inizio, adesso incomincia a fiorare magari un po' la stanchezza, quello di cui parlavamo all'inizio. Se giochi una prima gara di playoff di semifinale contro Varese, vai a Monaco, sicuramente quando rientri per gara 2 sei stanco. Ecco, vediamo questo attacco che ci propone la regia, ci possiamo fermare qui, grazie. Ecco, allora vedete tutti i giocatori, tranne Rigodò, sono sotto la linea del tiro libero, questo per evitare il raddoppio su Rigodò. Poi giochiamo un blocco cieco di Edwards per Rigodò. Esatto. E nuovamente ecco, fermi qua, ecco, grazie. Sì, sì. Questo è un velo, un blocco di Edwards, andiamo avanti. E questo è fatto proprio con Edwards per fare in modo che Edwards possa anche allargarsi. Di solito questo è un gioco che fai col 5, cioè con un giocatore che blocca il palleggiatore e gira verso canestro. Invece con Edwards puoi avere una seconda opzione, che è quella di bloccare e allargarsi sulla linea dei tre punti, come poi ha fatto. Quindi con Edwards si può giocare per un tiro anche da fuori, esatto. Con Nesterovic per un tiro interno. Esatto, esatto. Frosin in campo per Nesterovic, tira Igor, sbaglia, alle lotta, c'è il fallo di Cecco Vescovi. E Frosin continua su quello che ha fatto benissimo a Monaco, cioè rimbalzi in attacco a profusione, è stata sicuramente una delle cose migliori che ha fatto. Intanto sentiamo cosa ha detto Messina, troppa frenesia, siamo in vantaggio, giochiamo con più calma. 22-15, Bill, fuori la palla per Sandro, Ugo, Sciascia. Va dentro Predrag ancora per Ugo, difesa molto chiusa di Varese che lascia il tiro, Ugo la mette. No. Ecco, Ugo è migliorato tantissimo sotto le mani di Ettore, adesso ha questo palleggio arresto e tiro che prima arrivato a Bologna non aveva, o perlomeno non adoperava così spesso come sta facendo in questa stagione. Che bellissimo tiro di tabellone, tra l'altro con un effetto delizioso. Intanto Galante esce bene, tira Jack, fantastico. Io sono innamorato di Galante, senso buono, giocatore, a me piace tantissimo, uno dei pochi lunghi italiani, non è potentissimo, però che sa tirare da tre, che prende il tiro da tre. Ah, lui devi considerarlo come un esterno, Roberto, non puoi assolutamente concedergli un metro di spazio. Tra l'altro ho letto su un giornale oggi che qualcuno finalmente ha detto che la Fortitudo ha rinforzato una diretta rivale per lo scudetto dando Galante a Varese, cosa che abbiamo detto e pensato fin dal momento in cui fummo informati del trasferimento. Non capimmo perché Varese, che lotta giustamente e meritatamente per vincere lo scudetto, potesse essere rinforzata così esplicitamente da Galante in un settore vitale del gioco, tra l'altro perché Galante è un centro mobile. Intanto Pozzecco ancora mette a segno, 26-21, Pozzecco tiene su di peso la sua squadra, 9 punti, ma dall'altra parte Nesterovic con 10, in questo momento non c'è. Virtus comunque che continua con l'assetto con 4 piccoli. Sì, ha troppa paura, poi soprattutto adesso che non c'è Santiago in campo, ha troppa paura di subire penetrazioni e tiri da fuori. Perché gioca con 5 esterni Varese. Sandro, che canestro! Picchia, picchio. 28-21, guardate dove è saltato, quasi a livello con la testa, a livello del canestro. Numero di Poz, contrattacco di Sconocchini, va il Condor, palla del Condor, che numero! E cosa fa Igor? Si immagina che adesso si è fatto, incredibile. Sì, questa è stata quasi fatto con sufficienza questo. Esatto, tiro. Lui tende a essere un po' sufficiente. Sì. Forse, ti ripeto, è arrivato da troppo poco tempo la Virtus. Se vedi, è un atteggiamento che nessuno dei giocatori Virtus ha, quello di essere sufficienti, perché Ettore non lo concede, questo è sicuro. Forse è da troppo poco tempo inserito nell'ingranaggio, poi non potendo giocare le partite. Esatto. Infatti la Virtus l'ha portato con sé anche a Monaco, anche a Pau, per cercare di mantenerlo nel clima della squadra. Ma è chiaro che un conto è stare con i compagni, un conto è giocare le partite. Sicuramente Messina se l'avesse avuto prima. E siamo con il 73% da 2 della Kinder contro il 36 di Varese. La Virtus a 2 su 2 nel tiro da 3 punti. Varese non ha ancora tirato, no? Ha tirato 2 volte con Pozzecco e con Galante. Sono statistiche vecchissime, sì. Queste qui, quindi le
togliamo. Ecco, guarda, approfitto di questi due tiri liberi per sottolineare una cosa che hai detto spesso tu nelle telecronache precedenti, Roberto. Credo che non ci rendiamo veramente conto di quale livello passa su queste tavole qui a Palazzo. Ma pensa, come siamo fortunati. Se tu provi a vedere gli ultimi due replay della regia, il tiro di Abbio, il tiro di Sconocchini e poi dall'altra parte quello che ha fatto Pozzecco, siamo ad un livello secondo me veramente elevatissimo e la gente deve essere contenta perché si vede una pallacanestro veramente strepitosa. Abbiamo questa fortuna, Bologna, l'abbiamo detto tante volte, ci ripetiamo, e siamo già nella seconda metà del tempo, 29-21, Pioppa per la King, che sta giocando una partita veramente buona, tenendo conto delle condizioni nelle quali si trova dopo la fatica della Final Four. Bel rimbalzo di Ugo, va in contrattacco, bella uscita, che numero, sufficienza anche qua. Qui è stato un passaggio sbagliato, credo che era un po' lungo, un po' lungo, sì, Edwards qui non poteva fare niente. Vediamo un po', Claudio Lelli ci fa rivedere. Era un po' lungo, un metro avanti, sì. Ci volevano le mani di Terry Driscoll, che aveva due mani che erano due palette, due. Esatto. Il mitico Terry Driscoll, con il quale la Virtus ha vinto due titoli, con lui allenatore e un titolo con lui come giocatore. Sbaglia, rimbalzone, ancora va Ugo. Ugo, il Condor. Palla per Abbio, contropiede, fallo. Bellissimo. Guarda, Sconocchini veramente, secondo me, adesso come adesso, è fra i primi tre migliori esterni d'Europa. Lo ha dimostrato alle Final Four, lo dimostra anche in questo inizio di partita. La sua fisicità, abbinato a una tecnica che sta diventando sempre meglio, lo rendono immarcabile. A campo aperto è sicuramente il migliore d'Europa. Anche è stato il migliore della Kid, l'unico che è riuscito a trovare la possibilità di entrare dentro il cuore della difesa lituana, perché lui è 2 metri, pesa oltre 100 kg, quindi può andare a chiudere fisicamente contro un centro. Ha fatto una schiacciata a Monaco spaventosa, con la testa al ferro, veramente. NBA, veramente. 31-21, 8-52 alla fine, anche perché siamo convinti che una Kinder, facciamo così, una selezione bolognese fra i migliori della Kinder e della Virtus va nella NBA e sicuramente non arriva ultimo. Sì, sicuramente. Prendete, fate il gioco a casa, divertitevi, prendete a fare il fantabasket, miscelate le due formazioni bolognesi, Virtus e Fortitudo, scegliete 10 giocatori, 12, li portate nell'NBA sicuramente, secondo me, 6 squadre o 7 vanno sotto questa squadra qui. 31-21, più 10 per la Kinder, 8-32, Messina richiama Rascio Nesterovic, Frosini, Rigodò, Abbio, Edwards e Sconocchini in entrata. C'è il fallo su Ugo, commesso da Mersic. Diamo un'occhiata anche ai falli. Rigodò 1, Danilovic 1, Edwards 2, Nesterovic 1, Sconocchini 2. 2 Prosecco, 1 Meneghin, Mersic, De Paul, 2 Santiago, 3 Vescovi. Il tabellino dei punti è ancora immacolato per Rigodò e per Mersic. Più insolito per Mersic. Sì, comunque questo fa capire il livello che c'è in campo, nel senso che chiunque scenda sulle tavole di questo palazzo dello sport ha la possibilità di essere utile anche in altre maniere che non siano per forza quelle di fare valanghe di punti. Poi Rigodò sa che si infiamma soprattutto verso la fine delle partite, ormai è diventata una sua caratteristica. Sì, direi che è un laureato in zona Cesarini. In zona Cesarini, Rigodò, e tra l'altro sa sempre rimanere al servizio della squadra e ha sempre la capacità straordinaria di capire quando deve uscire lui a produrre dei punti. Cioè, per quello per me è incredibile. E quella perché... è la differenza fra un grande giocatore e un campione, e lui è un campione, quindi sicuramente c'è questa differenza. Difesa sempre a uomo della Kinder, Frosini. Però Pozzecco, che scopata di Frosini, questi sono i giocatori, questo è Sconocchini, questo Frosini, tutta la gente è in piedi, credo, per la schiacciata di Sconocchini. Ma cosa ha fatto Frosini in difesa? Bravissimo sugli aiuti, braccia lunghe, tempismo, ha fermato la penetrazione di Pozzecco e si è innescato il contropiede. Chiaramente chi fa gol è quello che viene applaudito più di tutti. Viene applaudito, cioè, più di tutti, ma gli allenatori, stai tranquillo che Frosini ha tolto molto... un canestro già fatto, sì, a Pozzecco. Sì, sì. E vi ripeto, andare a stoppare Pozzecco è difficile. Comunque, Varese è sempre lì nel punteggio. Viene chiamato anche Danilovic.
avvicendamenti, fuori scolottini, fuori vescovi dentro Santiago. Ricapitoliamo il quintetto in campo per la Kinder. Rigodò, Danilo Vicciabbio, Frosini e Nesterovic, quindi doppio pivot per la Virtus. Sì. Dall'altra parte De Paul, Santiago, Galanda, doppio pivot quindi anche per Varese, Mrsic e Meneghini, fuori Perfetto. 34-24, 7-39, già bonus per entrambe le squadre. Avanza Abbio per questa seconda partita delle semifinali Scudetto. Vi ricordo, ne parleremo a lungo a Basket Time mercoledì, quando sarà da giocata gara 3 in programma a Varese. Alle ore 21 Basket Time, ricordo anche le 5 edizioni di ETG, il nostro telegiornale, a partire dalle 13.45, tutti i giorni 5 edizioni. E questa è l'edizione firmata Rigodò. Se tu dai un'occhiata come si è sviluppata l'azione, è incredibile la spaziatura sul campo e la rapidità con cui la palla si muove da un lato all'altro. È incredibile, davvero. È sempre un clinic di pallacanestro vedere giocare questa squadra. 3 punti. 37-24 più 13, il massimo vantaggio, sì, mi dice De Robertis, di questa partita. 7-10 alla fine. Attacca De Paul, le statistiche premiano Nesterovic con 10 punti, Idoas 9, 6 Abbio, 6 Sconocchini, 3 Danilovic, 3 Rigodò. Per gli amici di Varese che ascoltano la mia telecronaca, il collega Ferraro non era nella disponibilità di farla, mi sostituisco io a lui. Pozzecco 9 punti, 4 Meneghin, 3 Mrsic, 1 De Paul, 2 Santiago, 3 Galando, 2 Vescovi. Varese che è stata capace di una intelligentissima politica negli ultimi 6-7 anni, è stata capace di cedere Rusconi nel momento in cui i cartellini avevano ancora un valore, sì. È stata capace di fare investimenti intelligenti, di prendere giocatori con gli stipendi magari pagati completamente o in parte da altre formazioni. È stata gestita bene economicamente da Bulgheroni, che è un personaggio importantissimo e soprattutto un ex giocatore, quindi uno che sa benissimo l'ambiente com'è e come bisogna muoversi all'interno. Un grande imprenditore. Un grande imprenditore. E poi sono stati bravi a dare continuità al lavoro tecnico, grazie a Ricalcati, che ha lavorato benissimo e che adesso ha per le mani una squadra che indubbiamente è fra le migliori d'Europa. 37-26, la simpaticissima Varese, che tra l'altro gioca un basket frizzante. Intanto va a Lascio contro Jack, è più forte Lascio, ma Jack sporca il suo tiro, quantomeno lo costringe a tirare un po' corto. Quindi doppio pivot anche per Varese con Galanda e Santiago in campo adesso. Attacco 3, Meneghin playmaker, difeso da Iguaz, ma ci sono i cambi sistematici, ve lo ricordo, della Kinder. Intanto su Mercy gioca Rigodò, che riesce a recuperare, butta via la palla Varese. Grande difesa della Kinder, soprattutto per la reazione bellissima di Rigodò su uno spento Mercic, che ha segnato 5 punti. Intanto va Antoine, mette a posto i compagni. Sasha, blocco di Ale, ha in vantaggio Danilovic, prende lo spazio, vuole giocarsela contro Galanda, però non è ancora al meglio. Sbaglia Rigodò, lotta per il rimbalzo. Vi dicevo, Danilovic sicuramente è al 50%, perché forse anche meno. Anche meno, eh? Sì, forse anche meno, secondo me anche meno. Anche un 40% l'abbiamo visto commettere errori marchiani. Poi sul primo passo non va via neanche a Galando. È vero, è vero. Quindi non è lui. Vuol dire che non ha le caviglie in ordine. Gioca, lo ricordiamo, in condizioni molto precarie a livello fisico. Danilovic. Antoine. Sasha, sbaglia il tiro, chiede il time out Messina. Questo calo della Kinder nel ritmo? Sai, è sicuramente una questione di stanchezza fisica, e poi Varese in difesa sta tenendo un po' di più, anche perché col doppio pivot ci sono meno penetrazioni e quindi meno bisogno di aiutare coi lunghi e meno tiri facili, quindi indubbiamente la situazione che... Però in attacco Varese non è lucida e Frosini continua a giocare a livelli stratosferici in difesa. Fantastico Frosini, una partita eccellente come sempre. E rinuncia al time out Ettore. Rinuncia a Messina al time out. Ci sono due liberi per Ale Frosini, che è bravo in tutto tranne che nel sì, libero. Purtroppo sì.
Allora ragazzi, attenzione, se siete nati nell'87, 88, 89 come Nadalini, esatto, quindi se avete 12, 11 o 10 anni potete giocare a basket con le squadre giovanili della Virtus Kinder Pallacanestro. L'appuntamento è per lunedì 26 aprile, quindi domani, dalle 18 alle 19 alla palestra Virtus di via dell'Arcoveggio 49/2. Importante presentarsi con indumenti per allenamento e non con il cappotto. Allora, 38-28, bravo Frosini. Uno su due al tiro liberi per Frosini, che adesso si va a riposare e nuovamente gioca con quattro esterni, praticamente con Edwards da 4. Ecco, io avrei voluto un applausone per Frosini e non c'è stato. Peccato, bisogna ricordarseli di questi giocatori che si battono e si sbattono. Ci sono quelli che raccolgono poi la gloria. Frosini è stato eccellente anche nella Final Four di Monaco, ha giocato benissimo. Oh, buco clamoroso, che ha dormito Edwards. Sì. Edwards che è stato non fermo, non c'è stato taglia fuori, e Mercic bravissimo a prendere il proprio rimbalzo e appoggiare la palla del 38-30. Varese ha un parziale di 6-1. Gioca a zona 2-3 davanti Medellin de Paul, centrale Santiago, dietro Mercic e Galanda. Zona che si adegua, altissima la zona, tu prova a vedere, sono 5 giocatori tutti sui 2 metri. Gioca quindi di fisico Manestrovic, lui gioca al piano di sopra, rispetto a tutti quelli che sono in Italia, lui gioca al piano. Lui è l'ascensore. Sì, esatto. Lui date alle scale sopra, sicuramente. Lui è l'ascensore, arriva prima. Allora 40-30, 3-48. Dolcissima Kinder in questa partita, soprattutto perché poteva essere amara dopo la fatica di Monaco, invece è entrata benissimo in partita. È chiaro che la partita è interminabile. 40-37, 3-28, entra il sindaco, cioè non il sindaco Vitali che è presente a bordo campo, ma il sindaco è Claudio Crippa. 40-33, pallissima di Edwards, bravo Bill. Peccato questi momenti di pigrizia. Sta ecco inquadrato il sindaco di Bologna, il presidente Cazzola, dentro. Questa è una gran palla. Bellissima. Mano sinistra sull'aiuto di Santiago. Bello il taglio sulla linea di fondo di Nesterovic, che ha preso la palla e ha siglato con quel mezzo gancio, come dicevamo prima, infermabile per l'altezza da cui viene scoccato. Certo. Cioè, se io so che dietro ho una cassaforte, posso permettermi di andare avanti. Sicuramente. Allora, zona 2-3, ha detto Messina, non abbiate fretta di portargli via la palla e ovviamente teniamo in difesa. In effetti, partita a punteggio alto. Cosa fa Puffetto? Giusto, il fallo era su Nesterovic e non su Abbe. È su Nesterovic, è vero. Questa è una furbata, diciamo così. Era fallo su Nesterovic. Clamorosa topica degli arbitri. Aveva ragione Pozzecco, magari potremmo recuperare l'azione precedente, ma la ricorderete. A me ha dato l'idea che fosse fallo su, magari non mi sia sbagliato. Ma passaggio di Igos con la mano sinistra, esatto, per Nesterovic sotto canestro. 0 su 2. Furbata. San Giovanni, dicono. E San Giovanni, esatto. Allora, dei liberi, la Virtus al 50%, 6 su 12, Varese 10 su 11. E questo vuol dire molto. La Virtus a zona 2-3. Crippa e Abbio davanti, Danilovic dietro, a destra, a sinistra Igos, nel centro gioca Lascia Nesterovic, tira da 3 e segna Meneghin. Attenzione, 40-36, la Virtus ha meno intensità difensiva. Ha meno intensità, e poi ti dico, questo canestro è importantissimo perché la Coppa Italia la Virtus l'ha vinta facendo negli ultimi 4-5 minuti zona e tenendo a secco Varese, quindi psicologicamente Meneghin ha dato una bella iniezione di fiducia ai compagni. Ora Edwards punta Mercic e fa un fallo in attacco, quindi il canestro non sarà valido. La Virtus sta giocando molto male, anche questa forzatura di Edwards. Terzo fallo, cambio Kinder. Terzo fallo per Bill. Ha già 3 falli anche Sconocchini e 3 falli ha pure Vescovi. Ricordò, poi torna Frosini, avvicendamenti dalla panchina al campo per la Kinder. Gli spettatori sono 8.000, l'incasso è vicino ai 400 milioni. Complimenti per i tifosi che pagano per avere questa squadra. Dentro la palla non arriva perché non è facile, scarica fuori per Mercic, Pozzecco, 9 secondi per il tiro, era dentro Mercic, corto, e fallo di Mercic in attacco. Qui Edwards si è fatto battere troppo facilmente,
Il discorso è che la difesa zona serve sì per evitare penetrazioni, è sicuramente una difesa di squadra che segue il movimento del pallone, non dell'uomo, però devi ugualmente avere come idea quella di tenere le penetrazioni quando la palla è nella tua zona di competenza, e qui Edua sicuramente non ha fatto quello che doveva fare difensivamente parlando. E Messina segato il pacchino. Tre falli per Mrsic, 40-36 e solo i 4 punti Varese. Segna Danilovic. Virtus che è in campo con Abbio, Rigodò, Danilovic, Frosini e Nesterovic a 2 minuti e 2 secondi dal termine. Segna ancora Sciascia, più 6 per la Kinder, Messina applaude i suoi. Attacca con molta tranquillità il Poz. Abbiamo visto la sua grande tifosa, la moglie di Dan Peterson, presente alla partita. A Varese negli ultimi 30 secondi, a partita vinta, è schizzato via Pozzecco, non sapevamo dove andasse, è andato ad abbracciare in maniera molto calorosa la moglie di Dan. Intanto avete visto il tiro di Meneghin che si è spento sul ferro, ma c'è stato un fallo di Frosini che avrebbe spinto, anzi ha spinto Santiago. Quindi vediamo Santiago in lunetta. A 1.45, vi ricordo, mercoledì alle ore 21, basket time, mercoledì alle ore 21. Ancora Santiago in lunetta, corto, controlla Abbio, palla per Rigodò, 1.40 al termine di questo primo tempo, Frosini, Rigodò, Danilovic, Abbio, questo è l'attacco di attesa della Virtus che muove gli uomini per impegnare la difesa, poi tira a chiudere come fa adesso con Danilovic, che non è lui, non è lui, infatti si è fatto stoppare, non è lui, non ce l'ha fatta assolutamente, ha perso il tempo. Vedi, qui è stato bravissimo Pozzecco, si è trovato in difficoltà praticamente sotto al ferro, col corpo ha spostato, e qui si vede bene, col corpo è andato praticamente addosso a Abbio, vedi? Bravissimo, va a subire un fallo, sì. E considerando che Abbio era in salto e stava andando verso di lui, l'arbitro ovviamente ha fischiato fallo al difensore. Ecco Roberto, come fa un allenatore, nel qual caso Messina, a capire quando tenere in campo, togliere Danilovic che vediamo inquadrato, sapendo che non sta bene? Cioè, è difficile anche per l'allenatore capire. Sicuramente difficile, e poi sai, Ettore ovviamente conosce Sciascia tantissimo, e sono certo che i due si parlano durante la partita più di una volta, anche per, non solo per questa ma anche per questo motivo, e credo che sia giusto, che Danilovic è un giocatore di una tale, un campione di tale livello, di tale caratura, che è ascoltato da Ettore. Ecco, però c'è da dire che se Danilovic non è lui, anche adesso riesce a prendere un fallo, ma avete visto, non si è alzato da terra. Grande fatica. Luca Cordero di Montezemolo intanto anche lui presenta la partita. Vedete anche in questa azione fatica a battere De Paul, poi dopo ecco è stato bravo a prendere il fallo, sì, perché qui stupidamente Galanda è andato con le braccia fuori dal suo cilindro immaginario, quindi ma è stato lui che è andato apposta addosso a Galanda, perché forse non riusciva a tirare prima, può essere, è andato a cercare il fallo con molta intelligenza. Sai, Sciascia appunto adesso, se non può basarsi sul 100% della sua efficienza fisica, può però sempre giostrare sulla sua grande esperienza, sulla sua intelligenza di gioco, quindi è pur sempre utile averlo in campo se non forza e se è nelle condizioni sufficienti per poter giocare. Certo che non è facile guarire giocando, no. Intanto 46 secondi alla fine, Binelli va sul cubo dei cambi per rilevare, ritengo, Nesterovic che ha due falli. Intanto tira Galanda, non la mette, ancora Danilovic, cosa ha fatto Sciascia? E corre Sciascia come un indemoniato, perde il tempo Abbio, ma gioca la palla alla Virtus, bene, 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 buona idea, buona idea. Chi tira? Io dico Rigodò o Nesterovic. Rigodò o Nesterovic, vediamo Nadalini, se ci prende ci dà anche i numeri dell'otto dopo. 43-38, Sciascia vuole l'isolamento, Sciascia. Rigodò, tira. Non ha tirato, dove va Abbio? Di Sandro ha avuto uno scatto di nervi, non ha ricevuto la palla pur essendo libero, ma 4 secondi e 32 al termine della partita, quindi Ettore voleva fare un cambio per evitare di far cadere nei falli. Cos'è successo? Ma chi ha fischiato? Cos'è stato? Boh, qualcuno ha fischiato.
sono fermati tutti. Sì, forse è venuto dal pubblico un fischio e infatti tutte e due le squadre si erano fermate, l'unica è stato De Paul a lasciare andare la palla. Non si è capito. Finale abbastanza confuso di questa partita, che comunque è stata molto bella, 43-38, un primo tempo dominato all'inizio dalla Virtus, poi il ritorno di Varese che è stata capace di non perdere coraggio e fiducia nelle sue possibilità. Il tabellino più importante è quello di Nesterovic, 12 punti trovati tutti all'inizio, per Varese 11 punti Pozzecco. Vi diamo appuntamento tra poco. Calcate Messina, 4 esterni e un solo centro. Ecco, questo direi che lo possiamo fare nel campionato italiano, ma non a livello europeo, perché sennò ti ammazzano, giusto? Sì, e adesso qui Meneghini ha sparato un tiro, secondo me un po' pazzesco, però forse voleva dare subito un segnale molto chiaro che i varesini sono pronti alla battaglia. E questo tipo di formula con quattro esterni, tutti di due metri, è una formula, vi ripeto, che si può applicare nel campionato italiano, mentre in quello europeo è tutto diverso perché le altezze cambiano. Intanto Igor ha stoppato, va di là, Mercic molto veloce, De Paul dà in scarico per Andrea Meneghin che non tira, mette a posto i compagni, dalla palla a Pozzecco, marcato d'abbio, rigore su Meneghin, Danilovic è su De Paul, Igor su Mercic, Nesterovic su Santiago. De Paul non riceve la palla perché Mercic vuole farla da solo l'azione e commette infrazione di passi. 50 secondi giocati, punteggio ancora bloccato, 43-38, a tutti do l'appuntamento con Basket Time mercoledì alle ore 21, mercoledì Basket Time. Intanto ecco la circolazione di palla della Kinder con Eagles, con Abbio, tira, Rigodore sbaglia. Santiago recupera, palla per Meneghin, va Pozzecco e attacca e spara contro Rabbio, sbaglia e la Varese sta sbagliando due tiri, ha sbagliato due tiri molto importanti, poteva cercare di rientrare. Van Nesterovic con un bel passaggio di Rabbio. Rabbio è molto bravo nelle transizioni a servire i palloni quando è fermo, come adesso. Sì, sì, ha molta visione di gioco e poi ha mani rapidissime, per cui è molto bravo a far viaggiare il pallone in mani sicure come quelle di Nesterovic. Fa quello che nella Virtus di qualche anno fa faceva Moretti. È vero, è vero. Abbio è migliorato tantissimo da questo punto di vista, tantissimo. Poi considera, tra l'altro, stavo pensando proprio su una cosa di cui stavamo discutendo prima, sul fatto di Santiago. Se tu vedi, questo Santiago è un ragazzo innanzitutto giovane, mi sembra molto allenabile, migliorato dall'inizio dell'anno, non vedo un pallone in attacco. E in difesa però si sta sbattendo benissimo su Nesterovic, sta chiudendo tutte le penetrazioni, è un giocatore di sostanza, quindi forse per una squadra con tanti esterni tiratori come quella di Varese, Santiago è il giocatore giusto al posto giusto. E adesso Varese ancora in attacco con questo gioco flex offense e con Meneghin che cerca la penetrazione. Va Mercic. Fallo di Danilovic. 2 minuti di gioco, 44-38. Un solo punto segnato fino adesso dalla Virtus, sicuramente è una situazione di grande tensione perché i primi 5 minuti dei tempi sono sempre molto importanti per il proseguo della gara. Pozzi se la gioca dentro, dà uno scarico a Santiago, azione ingrippata, forse 3 secondi, e Santiago va poi a schiacciare su una Virtus deconcentrata, sul lato opposto non c'è aiuto, qui dovevano esserci, c'è Edwards che doveva ruotare, però Edwards che era così un po' a guardare. Questo è un momento importantissimo della gara, bellissimo passaggio, grande bellissimo passaggio. Passaggio e soprattutto grande circolazione perché la palla è finita velocissima. Intanto il canestro da convalidare, vediamo un po'. Io direi sì, mi sembrava in parabola discendente senza ombra di dubbio, invece l'arbitro dà due tiri liberi, quindi non dà valido il canestro. 2 minuti e 28 secondi, 44-40. Più 6 sempre per la Kinder, il vantaggio che va e viene oscilla ormai intorno a questa cifra più o meno.
Bella palla, bella palla. La Virtus sta prendendo canestro da sotto in maniera troppo facile da parte di Varese. Quasi il recupero di De Paul. Danilovic marcato da De Paul, Pozzecco su Abbio, Santiago su Nesterovic, Mrsić su Igors e sempre Meneghin su Rigodò. Adesso De Paul su Danilovic, ma come vi dicevo fanno i cambi i giocatori varesini sugli esterni spesso. Intanto palla che viene data, sì, sì, a Varese. Santiago ha deviato la palla, ma la palla è andata a toccare sulle mani di Nesterovic. Vediamo se si vede dal replay. Sì, sì, mi sembra che la decisione arbitrale sia corretta. Poi Taurino era molto vicino all'azione, quindi ha potuto vedere benissimo. Va Pozzecco, prende il blocco di Santiago, in scarico, passaggio dalla passi, da infrazione di passi. Ha fatto una magata Pozzecco, però c'era Santiago. Santiago in quelle condizioni magari è meglio non dargli la palla. Guardate, Santiago non se l'aspetta per niente. Anche perché Abbi, devo dire, aveva chiuso bene su questa azione. Aspettiamo che entri in scena Rigodò, solo i tre punti. Sbaglia Igors. Momentazzo della Virtus, molto brutta questa fase della partita per la Kinder. Ricordiamo, è sotto 0-1, ha perso Varese. Meno male che anche Varese non sta facendo grandi cose, bisogna dire. In difesa stanno tenendo a parte un paio di distrazioni e allora Varese non è riuscito a... Bellissimo numero intanto di Meneghin. Dicevo, Varese non è riuscito a prendere l'inerzia della partita. Adesso c'è bisogno di due buoni attacchi per quanto riguarda la Virtus. Comunque nettamente battuto dall'uno contro uno di Meneghin Igors, che dà una bella palla per Lascio. Bravissimo Bill. Stanno giocatori Igors. Hai notato, Roberto, tutte le volte in cui l'azione della Virtus non termina o perlomeno non passa per le mani di Nesterovic, la Virtus ha difficoltà. Tutte le volte che la palla va a finire nelle mani di Nesterovic o per un tiro o comunque per alleggerire la pressione sugli esterni, la Virtus fa un buon tiro. Intanto Mrsić sbaglia. Mrsić credo che farà bene ad accettare l'offerta di Varese, perché se gioca così lo deve anche al fatto che c'è Meneghin che gli dà queste palle o c'è Pozzecco che gli dà un passaggio in uscita. Mrsić c'è sicuramente un buon giocatore, però soprattutto che vuole chiedere cifre folli, non condivido, anche perché di Mrsić in giro ce ne sono diversi se hanno poi vicino giocatori che sanno dare loro la palla. Va Danilovic che non sta bene, lo vedete, ha preso un fallo con furbizia. 48-46, due punti solo per la Kinder dopo 5 minuti e 4 secondi. Un fallo per la Kinder, tre falli per Varese, fallo di Santiago. È stato considerato fallo sul palleggio, quindi rimessa da fondo. Adesso Ricalcati si appresta a mettere in campo Zanus Fortes. Zanus Fortes pronto a entrare in campo. Questo ragazzo qualche anno fa giocava a San Lazzaro in B2. In B2, è vero. Pensa. Bravissimo lui a lavorare, bravi gli allenatori che lo hanno avuto in gestione a farlo migliorare. Intanto va dentro Abbio, che palla per Nesterovic. Un punto per uno, non fa male a nessuno. Intanto Sconocchini è ancora in panchina perché ha tre falli, lo ricordiamo. Anche qui nessuna rotazione da parte dei difensori varesini, è una schiacciata facile di Rascio. Come dicevamo prima, quando la palla va nelle sue mani è come in cassaforte. Attenzione, mi sembra che la Virtus abbia cambiato il ritmo difensivo. Ho visto qualcosa di diverso, un'azione molto più rapida della difesa della Virtus, che quando stringe, se vuole, strangola qualunque avversario. Spara Danilovic, sbaglia, va in contrattacco Meneghin, velocissimo, va Andrea, si ferma, forse passi, invoca l'infrazione il pubblico. Allora, Rigodò è su Meneghin, Abbio su Pozzecco, Danilovic su De Paul, Igors su Mrsić, Nesterovic su Zanus Fortes, e Nesterovic può ovviamente occuparsi un po' più di aiutare i compagni, nonostante la pericolosità inferiore di Zanus Fortes. E Meneghin, che canestro! Mamma mia, questo era da 7 metri. Bravissimo. 7 metri. Andrea Meneghin, 50-49, Messina gioca a Sconocchini, dopo 6 minuti e 20 secondi. Meneghin 15 punti, Nesterovic 17. Un errore di Rigodò
e subito il contropiede. Sorpasso, sorpasso di Varese, 51 a 50. Quello che dicevamo prima, Roberto, bisogna veramente essere bravi adesso a gestire i cambi e il ritmo della gara, perché affiora la stanchezza e Varese sta invece continuando ai suoi ritmi che sono congeniali, poi è una settimana che si stanno allenando, quindi indubbiamente hanno dei grandi vantaggi. Che la Virtus sia stanca lo si vede nettamente, come ha detto Roberto Nadalini, è partita bene 20 a 10, finché ha avuto benzina è stata al comando nettamente, giocando una pallacanestro eccellente, poi vediamo boccheggiante, rigolò, vediamo sì, tutti a bocca aperta, non perché siano sbalorditi da qualcosa, perché proprio non hanno il fiato, non hanno l'energia. È la quarta partita in otto giorni, da domenica a domenica, e poi si andrà ancora a giocare martedì. Intanto c'è il quarto fallo di Prosecco, benissimo, vediamo, grazie alla Girinelli, dietro la schiena Prosecco, ecco, possiamo fermare qua, stop. Guardate com'è bravo Prosecco a giocare con i piedi veloci per sbilanciare il Godot, finte di corpo, ed ecco che entra e protegge bene la palla per appoggiare la tabellone. Lui non ha veramente paura di niente, questo è forse il suo più grande pregio, quello di saper sfidare i lunghi e capire se è il momento di andare a prendere un fallo, di fare un tiro, di passare la palla fuori. Veramente un playmaker di grande efficacia offensiva. Allora, sul sorpasso di Varese c'è il timeout di Messina, i falli, 3 Sconocchini, 3 Edwards, 4 Prosecco, 3 Mrsic, 4 Santiago, 3 Vescovi, il migliore realizzatore per Bologna Virtus Nesterovic 17, per Varese Meneghin 15. Abbia ancora sorpasso per la Virtus 52-51. Vi ricordo 5 edizioni di ETG tutti i giorni dalle 13.45 fino a tarda sera. In questa edizione ovviamente ci sarà, come sempre c'è, tutto su Bologna e anche ovviamente tutto sullo sport e sul basket. Intanto va dentro e scarica Meneghin, bravo in cui Rabbio. Questa è stata la fotocopia della penetrazione di Sconocchini a Monaco, dove Bui ha recuperato l'ultimo pallone, quello decisivo. Qui è stato bravo Abbia a fare la stessa cosa, l'ha toccata, non è riuscita a prenderne possesso. Adesso De Paul uno contro uno contro Edwards, bravissimo, bravissimo. Ma io qui mi domando, è possibile consentire a De Paul di palleggiare almeno 7 volte? Sai, qui ha palleggiato, guarda, proteggendosi con la schiena. Sì, però sono tante, e poi anche boh, non mi ha convinto questa difesa, tutto, come va detto. Nuovamente doppio pivot, Frosny che sale e Edwards che va a sedere. In questo momento c'è bisogno di grande difesa, indubbiamente di grande difesa, e di fare qualche canestro facile in attacco. Troppo permissivo in difesa Edwards. Due punti per Varese, 54-52, mancano 12 minuti, 35 secondi. Attacca Abbio. Lascio Nesterovic, Virtus che fa molta fatica, 10 secondi per il tiro, va Danilovic e la palla schizza via per la Kinder, a 7 secondi per andare al tiro, Virtus in difficoltà, lo vedete dalla faccia dei giocatori, faccia tirata, faccia tesa, vediamo un po' chi la mette, ci prova Ugo da 3, non va Sconocchini. Palla per Varese. Cambio Varese. Entra Galanda. Galanda per Prosecco che ha 4 falli. Pensavo che facesse una delle sue sceneggiate, perché non voleva scendere, si è vista dalla faccia, però non si può rischiare di perdere Prosecco a 12 minuti dalla fine. Ora è Meneghin a giocare playmaker. Meneghin con De Paul, Zanus Fortes, Galanda e Mrsic contro Danilovic, Sconocchini, Abbio, Frosini e Nesterovic. La Virtus deve difendere più aggressivo, non c'è il playmaker Prosecco, può quindi permettersi di alzare la difesa, può essere più tranquilla sulle penetrazioni del grande asso varesino. Attenzione, 3 secondi per il tiro, 2, 1, tiro De Paul, vedete che torna la palla nelle sue mani, dormita ciclopica della Virtus, anche se il tiro è stato talmente sballato che ha portato tutti fuori misura. Giusto, giusto, proprio così. Comunque la Virtus adesso deve approfittare del fatto che non c'è Prosecco e cercare di
spingere molto in difesa per andare poi in contropiede. Va, Scodocchini, Ugo, la palla per Sasha, che cerca un fallo, non sta bene Danilovic, adesso tira da tre, sbaglia Danilovic. Poca lucidità, indubbiamente scelte sicuramente molto molto affrettate quando non c'è sicuramente bisogno di questo tipo di azioni, e probabilmente Danilovic voleva dare l'impronta alla partita, fare un canestro che avrebbe rimesso in linea di galleggiamento la Virtus, ma purtroppo la palla ha toccato il ferro e è uscita. E bravissimo a recalcare, manda in campo Vescovi per Zanus Forges per migliorare la circolazione della palla. Gioca quindi con un mucchio di esterni, tira De Paul, sbaglia, rimbalzo di Danilovic, va di là la Kinder, 10-45 alla fine, Danilovic non sta bene, lo abbiamo già detto, lo ripetiamo. Ancora Stonocchini con la palla, Virtus molto lenta anche nel posizionamento, squadra stanca, si vede anche da come prendono posizione i giocatori. Chiaramente stanca, e poi ripeto, poco lucida nelle scelte, invece è sempre stata la forza della Virtus. Vediamo se Sandro, bravo. Bello. Bravo Abbio. Gran palla per Nesterovic di Abbio, guardate com'è bravo, perché ha la lucidità di vedere l'ascio che segna il suo 19° punto. Bisogna andare sempre su di lui, sempre, ogni azione la palla deve arrivare nelle mani di Rascio, sempre. E c'è il quarto fallo di Scorocchini. C'è il time out chiesto da Varese, quarto fallo di Scorocchini, 4 lui, 4 Prosecco, 10 minuti e 3 secondi, parità, due palla Malaguti per gara 2. Intanto vedete Messina che fa, ascolta i suggerimenti dei due vice allenatori, poi mette a sedere Scorocchini. Intanto vediamo l'assist di Abbio, possiamo fermare qui, grazie. Qua il giocatore solitamente va per il tiro. Certo. E Abbio guarda il canestro, giusto? Certo, infatti questo è uno dei passaggi più difficili e nello stesso tempo più spettacolari, cioè il passaggio sulla finta di tiro. E qua bravo a far saltare Meneghin anche. Sì, bravo a far saltare Meneghin e a aspettare che lui ritorni sul parquet per poi saltare e affondare una schiacciata. Devo dirti che il momento della partita è delicatissimo, al di là ovviamente del punteggio che è pari, 54 pari e 10 minuti dalla fine. Ma se hai notato, per 3-4 azioni Varese ha avuto la possibilità di incrementare il vantaggio e non è riuscito a trovare un tiro semplice, che sia un tiro da fuori con i piedi per terra, che sia una penetrazione con uno scarico a un uomo vicino a canestro, ma in tutti i casi ancora una volta la Virtus si è affidata alla difesa nel momento della difficoltà. Porta palla Abbio, ha detto Messina, Rigodò gioca da guardia e ha ricordato di giocare molto con il penetra e scarica, quindi con l'attaccante che entra per poi scaricare la palla a un compagno, come ha fatto Abbio nell'ultima azione. Intanto la difesa della Kinder prevede Frosini su De Paul, Nesterovic su Galanda, Rigodò su Meneghin. Adesso c'è il cambio con Danilovic, quindi Meneghin rimarcato da Danilovic che difende sul suo tiro e segna ancora Meneghin. E questa è classe e freschezza ovviamente, e chi per una settimana ha potuto riposare tranquillamente, l'abbiamo già detto, non è perché Virtus e Fortitudo siano stati coinvolti in questa assurda decisione, lo fu anche lo scorso anno per Benetton e Kinder di giocare prima della Final Four il campionato a strettissimo contatto, ma l'anno scorso quantomeno era, questa è una grande azione, quantomeno l'anno scorso era un quarto di finale, quello che oppose Fortitudo Virtus, scusate, Benetton a CFM Reggio Emilia e a Pompea Roma. Invece quest'anno siamo addirittura con le semifinali, quindi praticamente le prime quattro squadre del nostro campionato, ricordiamo che poi Varese ha giocato l'Eurolega, si incontrano in condizioni non assolutamente uguali, perché la Virtus ha giocato due partite tremende, così come la Fortitudo, un po' meno la Fortitudo perché ha giocato una finale terzo e quarto posto a Monaco, mentre Varese e Treviso hanno potuto riposare. Questo non è giusto dal punto di vista sportivo. Intanto vedete, gran palla
di Merghin per Vescovi, questo senza nulla togliere i meriti di Varese che sta giocando benissimo. E considera che adesso senza Pozzecco Varese fa molta fatica a trovare una penetrazione, quindi giocano molto per linee esterne, e se non è Varese a trovare, e se non è Meneghin a trovare qualche invenzione, un tiro da tre, un buon passaggio, Varese fa veramente fatica a trovare un tiro. E infatti parlavamo della stanchezza, se guardiamo nei primi 10 minuti del primo tempo la Virtus aveva segnato 28 punti e ora ne ha segnati solamente 10, e quasi tutti grazie a Nesterovic e a un grande Abbio che sta giocando molto bene nel far circolare la palla e nel cercare appunto il pivot. E c'è la difesa tattica, Messina fa una triangolo più due, vuol dire proprio che, non dico che è la frutta ma quasi, perché quando si fanno queste difese tattiche vuol dire che non si riesce più con le difese tradizionali a tenere. Avremo quindi tre uomini a zona con Abbio su Meneghin e Rigodon su Mersic. Abbio su Meneghin e Rigodon su Mersic, gli altri tre uomini a zona. 8.39 alla fine, 59-56, va dentro Abbio, fallo su di lui. E Abbio veramente sta tenendo su di peso la squadra. Sì, sì, lui adesso è veramente il barometro della squadra. Tutte le volte che ha preso la palla ha fatto qualcosa di pericoloso per Varese. Penetrazione, passaggi scaricati, falli subiti, veramente molto bene. E adesso vediamo se bloccando i tiratori principali della squadra varesina con questa triangolo 2, se la Virtus riesce a prendere un pochettino l'inerzia della gara. Molto pericoloso però come tipo di difesa, perché ricordiamo che sul campo sia De Paul che Galanda che Vescovi hanno tiro con i piedi per terra, quindi bisogna sperare anche in un po' di imprecisione nel tiro da fuori di Varese. Beh, ci prova la Kinder, vuol vedere un po' che cosa succede in questa difesa. Danilovic si era dimenticato, adesso si è ricordato. È andato in cima al triangolo Danilovic, dietro Frosini e Nesterovic, a uomo Abbio e Rigodovi, ripeto, vediamo come si comporta Varese su questa prima variazione tattica. Pensa molto Varese e il tempo passa, 9 secondi, 8, 7, 6, 5, sbaglia, quindi prima difesa vincente della Kinder, mossa tattica di Messina azzeccatissima per questa prima azione. Recupero difensivo contro la 3 più 2, 3 a zona 2 uomo, Varese ha perso la palla. Grosse direzioni degli arbitri. Sì, sì, devo dire molto veramente bravi. Molto attenti, molto precisi. Anche molto sereni, perché se andiamo a vedere hanno fischiato moltissimo ma non si è notato. Sì, è vero. Infatti gli arbitri migliori sono proprio quelli che non si fanno notare nel corso della partita. I quattro falli ce li ha Iguaz, Sconocchini, Pozzecco e Santiago. Sono in quattro, quindi a quattro falli. Rigodò. C'è bisogno di un polo offensivo in più oltre Abbio. Vediamo se Sasha ha... E non sta bene assolutamente, non riesce a saltare. Peccato. Non riesce a saltare. Guarda, vedete qua, guardate, lui, qui sarebbe salito alle stelle Danilovic, o si sarebbe allungato ulteriormente. Poi pensa che oltre al discorso del dolore sulle caviglie, il problema più grande è quello che praticamente da Natale questa ragazza non si allena, o si allena molto saltuariamente, quindi per un atleta come lui potersi allenare magari una settimana, poi deve stare fermo 2 settimane, e poi nuovamente in questo modo la preparazione è talmente frammentaria da procurare danni veramente notevoli. Anche perché poi non so come, quando mai potrà recuperare, perché ormai il campionato sta finendo. Certo, e poi sono partite ravvicinate, quindi non ti puoi allenare più di tanto. 60 per la Kinder che è tornata al comando, 59 Varese. Vediamo questo secondo attacco contro la triangolo più 2 ed è poi massacra dall'angolo sinistro questa difesa. Bravissimo De Paul a mettere un tiro pesante, lo vedete nel replay, infilarsi bene. Intanto ancora Abbio, straordinario, miglior giocatore in campo della Kinder, applaudito, lo vediamo da Stefano Donati, uno dei tanti tifosi presenti a bordo campo. Eccolo qua ancora Abbio, che è stato fantastico in questa partita, ha conquistato la bellezza di 10 tiri liberi. Eccolo qua Sandro Abbio, l'uomo che decise la finale scudetto dello scorso anno contro la Fortitudo, perché sai, poi alla fine uno si ricorda il canestro di Danilovic contro Luiz, ma questo signore qua. Sandro è, credo adesso come adesso, insostituibile nella Virtus, perché è un giocatore che può portare palla, difende sul miglior penetratore della squadra avversaria, ha possibilità di fare canestro da fuori in avvicinamento, è veramente insieme a Sconocchini un grande lusso per qualsiasi squadra. Intanto 62-62, 7 minuti dal termine, Vescovi può andare dentro, scarica, tira e sbaglia da fuori, Varese controlla la palla, Varese.
Allora, ricapitoliamo, siamo al Palamaraguti, gara 2, 62-62, 6-58, gara 1 è stata vinta da Varese, 3 falli solamente per la Kinder, 8 falli, c'è il bonus per la squadra varesina, 4 giocatori con 4 falli, Messina richiama Edwards, difesa adesso della Kinder a uomo. O è sempre la triangola adeguata? No, no, mi sembra uomo. Uomo, sì. Uomo. Che adesso da Torre di Polla ha fatto cambiare difesa e Meneghin dà un passaggio straordinario. Mamma mia. Incredibile cosa è riuscito a fare Mercy. A tenerlo. Tenere la palla in campo e girarsi sul piede perno per trovare. Guardate, incredibile. Veramente con le unghie. E poi sì, si allunga, si distende per fare canestro da dietro al tabellone. Grande numero di Mercic, 64-62, 6-15 alla fine. Rigodon, Nesterovic, un palleggio, due palleggi, tre, gioca contro Galanda, dà in scarico per Sciascia che tira da tre, sbaglia ancora Danilovic, la palla controllata da Varese, Virtus in grande difficoltà, stanca. Danilovic ha tirato, era libero, forse però poteva giocare la palla di più la Virtus, soprattutto sfruttare gli uomini che in questo momento sono più pericolosi, direi abbio su tutti. Io credo sinceramente che Recalcati, considerando la situazione di Danilovic, abbia detto ai suoi uomini di tenere sulle sue penetrazioni e al limite concedergli un tiro, perché sta caricando di falli con le penetrazioni la difesa varesina, ma da fuori, anche se può mettere la zampata decisiva, da fuori sicuramente adesso come adesso non sta facendo danni, ecco, questo è sicuramente un dato di fatto sotto gli occhi di tutti e credo che Recalcati abbia detto qualcosa del genere ai suoi ragazzi. 21 Nesterovic, 6 Sconocchini, 1 Frosini, intanto un replay, possiamo vedere, ecco, ci fermiamo, grazie. E qui è stato bravissimo. Qui è stato bravo perché innanzitutto non si è fermato pur vedendo che il suo avversario stava con lui. Questo è un movimento di backdoor che significa correre dietro la schiena dell'avversario. È stato bravo in quello, è stato bravo nel riuscire a tenere la palla con la mano destra, a girarsi e in estensione a siglare da dietro il tabellone. Veramente molto bravo. Pozzecco 13 punti, Meneghin 18, Mercic 11. De Paul 9, Santiago 6, Galanda 3, Vescovi 4, 4 falli, Santiago, Vescovi, Pozzecco, Sconocchini, Iguaz. Immagino che Pozzecco stia scalpitando in panchina per rientrare, ma adesso Varese senza anche il suo apporto sta giocando bene, con tiri sempre in equilibrio e quindi forse Recalcati aspetterà ancora un paio di minuti. Le marcature, Rigodò su Mercic. Iguaz su De Paul, fallo di Rigodò. Sconocchini su Vescovi, Abbio su Meneghin, è uscito Danilovic giustamente perché non sta giocando. Hai visto dal replay, Roberto, come l'uomo di Nesterovic si allarga fuori dai tre punti e mettono a giocare spalle a canestro gli esterni che hanno vantaggio di statura, quindi Meneghin su Abbio o anche Mercic su Rigodò, che è sicuramente più muscolato di lui e adesso sigla un tiro da tre punti con i piedi per terra. Più 5, massimo vantaggio per Varese, 67-62, 5-24, Virtus che gioca senza Danilovic che non ce la fa proprio e quindi si affida alla versione, eccola qua, la schiacciata, alla versione di febbraio quando Danilovic non c'era, squadra che giocava molto bene. Giocava bene, aveva Rigodò come perno dell'attacco e sempre Nesterovic che da tutto, dall'inizio dell'anno che sta facendo cose straordinarie, quindi se andrà nell'NBA ci sarà un motivo molto chiaro. Questo è un ragazzo che può avere una carriera NBA sicuramente luminosa. 23 punti per Nesterovic, terzo fallo per Rigodò, 4-59, 67 Varese, 64 Bologna. Vescovi, De Paul, difesa che è aggressiva ma non è una difesa ficcante, infatti va dentro facile, Vescovi non è una difesa che aggredisca di squadra, singolarmente ci provano, i giocatori della Virtus molto stanchi, 69-64, 4-28, Abbio, Edwards, tira da tre, sbaglia Edwards, non capisco questa scelta assolutamente, non le condivido. Tiri da tre forzati, c'è tempo, mancano oltre 4 minuti, la Virtus aveva trovato prima con Rigodò e Nesterovic la via del canestro con un gioco interno. È quello che deve continuare a fare, indubbiamente.
Intanto nuovamente lo Vescovi. Stesso esatto identico movimento, taglio ricciolo su un blocco, Vescovi molto più forte fisicamente del suo diretto avversario, bravi a servirlo in movimento, Vescovi diventa veramente infermabile. Esultano i tifosi varesini, Varese va al comando con 7 punti a 3,59 al tiro libero aggiuntivo con Vescovi, e mi sembra che la Virtus sia giù di energie. Va fuori Igors, che non mi è piaciuto assolutamente, 11 punti, giocatore troppo che gioca per i fatti suoi, anche quel tiro da tre ultimo non ci stava per niente. 72-64, 3,58 avanza Abbio, momento difficilissimo della stagione travagliata della Kinder, stagione che, lo ricordiamo, l'ha portata a catturare un terzo posto nonostante la lunga incompletezza della squadra. Segna Ugo, bravo, bravo, qui sta giocando da secondo lungo Sconocchini. E devo dire che ha fatto una cosa bellissima dalla posizione del post alto, bellissimo incrocio e sotto mano. Prova la carta dei quattro piccoli, ma veramente piccoli, oltre a Nesterovic, perché Sconocchini da quattro e cambi 1, 2, 3, 4 continui per avere molta pressione sulla palla. Va Meneghin, va dentro, scarico molto bello per Vescovi a 7 secondi, 6, 5, 4, attenzione a Mersi, tirerà. 3, 2, 1, tira Mersic, sbaglia, controlla Sconocchini, va di là alla Kinder, vola il Condor per Sciascia che va dentro e segna. Virtus che ritorna sotto con un 4-0 a 3 minuti dalla fine, 72-68. Si scaldano gli 8.000 del Palo Malaguti. Pozzecco sulla sede dei cambi. Ah, Pozzecco entra in campo, tra poco lo vedremo. Intanto Virtus molto pressante in difesa, palpitante finale, 2-44. Ancora Varese al comando per 4 punti, la palla per Nosic, 8 secondi, sfondamento, palla persa. Questo devo dire è stata una grandissima, grandissima furbata di Sconocchini, non l'aveva neanche toccato, guarda, appena appoggiato l'avambraccio e lui si è buttato. Veramente bravo Sconocchini qua a, fra virgolette, ingannare l'arbitro. Con la complicità di Mersic che ha allargato, esatto, il gol. Esatto, però in maniera molto, ecco, lieve. Sì. Molto comunque lieve. Se non apriva il braccio non c'era, certo, l'ipotesi, certo, certo, di fiscare lo sfondamento. Adesso nuovamente gioco 2 Abbio Nesterovic. Questo sfondamento. Devono fiscare la stessa cosa. Esatto. Sì. Sfondamento di Abbio. Una grandissima cosa. Frettoloso, intanto cosa fanno? Sembrano due... Incredibile, tu pensa, stanno due giocando... Due foche. Stanno giocando una semifinale scudetto e hanno la forza di fare questo genere di... Incredibile, veramente ogni giocatore, ogni squadra ha le sue maniere per autocaricarsi e per giocare al massimo. 2-20 alla fine, conduce Varese di 4 punti in gara 2, semifinale scudetto qui al Palo Malaguti. Virtus in campo con 4 esterni, un solo centro. Nesterovic, Pozzecchio è tornato sul campo e c'è la trattenuta di, vediamo un po' l'indicazione di Facchini. Qui Galanda ha rischiato grossissimo, ha detto qualcosa a Facchini e Facchini l'ha guardato quasi per fulminarlo, che c'era il rischio anche di un tecnico. La trattenuta di Abbio, sì, tiene per la maglia lo Galanda, lo trattiene con la mano lo destra. Vedete nettamente in questo replay che si propone la regia con la camera bassa. Ma Zecchi in lunetta, segna Galanda, 73-68 a 2-0-7, segna Galanda ancora, 74-68, 2-0-7, Virtus a meno 6, partita insalitissima in questi ultimi due minuti, c'è da scalare il Mont Ventoux, ci prova, il Godot sbaglia. E Varese ha ancora la palla nelle mani, sta vedendo la vittoria Varese, ha un vantaggio di 6 punti che può amministrare con una certa tranquillità, anche perché la Virtus è molto imprecisa nel tiro da fuori e non ha la difesa solita, infatti ha già subito 74 punti. Gioca la palla Varese, 7 secondi, 6, 5, questo è il match ball per Varese. Sbaglia però, prende la palla Ugo, va Ugo di là, va dentro Ugo, facile, che schiacciata, che schiacciata, mamma mia, fantastico Sconocchini, e Vescovi, pollastrone, gli va a fare fallo. Mamma mia, cioè, guarda, cioè rendetevi conto, mano sinistra, fermiamo qui, mamma mia, guardiamo l'elevazione di Sconocchini. Era tra l'altro laterale al canestro, quindi ha dovuto, oltre a saltare, effettuare una torsione col busto e affondare.
Sì, qui Vescovi veramente ha fatto un fallo molto sciocco. Ferma il cronometro, dà un tiro libero in più. Se fa questo vanno a meno 3. Oh mamma, niente. Sbaglia Ugo dalla linea del tiro libero. 1-19, 74-70. Gara 3 in programma dopodomani, martedì, a Varese. E quindi capirete come non ci sia tempo per riposare, per rifiatare. Una Kinder stanca oggi, sarà una Kinder stanca anche martedì. Varese più fresca, non ha giocato la Final Four, si vede. A un minuto dalla fine, attacca con Mersic, che commette passi. Oh mamma. Guarda Roberto, è veramente assurdo. Così come a Monaco, quando Kaunas ha incominciato a giocare col cronometro, ha dato il via alla rincorsa della Virtus. Così Varese sta smettendo di giocare il suo gioco, sta nuovamente tentando di perdere questa partita che è saldamente nelle sue mani. Sta cercando di amministrare il vantaggio, intanto va dentro Ugo, no, fondamento. Oddio. Fondamento di Ugo. Sconocchini, quinto fallo. E va detto che questi sfondamenti nascono anche dalla stanchezza mentale dal giocatore che vuole, ecco qui Sconocchini magari avrebbe cercato un movimento diverso, forse avrebbe arretrato il palleggio, sarebbe ritornato sulla posizione. Giocatori stanchi e si vede. Ora devono fare fallo il prima possibile secondo me. E invece fallo non viene fatto, attenzione, passa il tempo, 40 secondi c'è il fallo di Danilovic, a 38 secondi, 65 centesimi, 74 per Varese, 70 per la Kinder. E va in lunetta De Paul. La Kinder ha segnato 24 punti nel secondo tempo. E questo la dice lunga sulle condizioni fisiche. Segna Sandro, De Paul più 5. Ancora De Paul, più 6, Varese ha la partita nelle mani, la Virtus può aprirla con dei tiri da 3, ci prova Rigodò e sbaglia, palla per Varese che va di là, Varese è ormai padrona della partita, controlla bene la palla, 24 secondi, portandosi sul 2-0, Varese sì, ipoteca sì. Seriamente il passaggio alla finale. Guarda, io quando c'è la Virtus di mezzo non do mai niente per scontato, perché sono talmente una squadra mentalmente solida, talmente zeppa di campioni, che può sempre avere la zampata che rimette. Tu pensa l'anno scorso gara 5 di Scudetto, cioè secondo me gara 5 della finale di Scudetto l'anno scorso è proprio il chiaro esempio. Sì, ma è esempio. Una squadra in altre condizioni. Sono d'accordo con te, aveva vinto la Coppa dei Campioni, era sicuramente più riposata, aveva Danilovic in buone condizioni, aveva il secondo americano forse, cioè Savic, quindi lo straniero sicuramente più utile di quanto possa essere Edwards. Però fino a quando non termina la partita in cui Varese farà il 3-0, io dico che non bisogna disperare, assolutamente. Tira Bill, sbaglia, rimbalzo di Abbio che segna da sotto, un canestro che però non serve a nulla. 77-72, 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, più o meno, fine. Allora, vince Varese, gara 2 a Bologna, guardate la gioia di Pozzecco, l'abbraccio con le calcati. Cosa fa il Poz? Va sotto i tifosi, li saluta Pozzecco, ovviamente felicissimo. Vince Varese nella gara 2, vince dopo aver giocato un primo tempo di tenuta con merito, però lo ricordo, non è una scusante, la verità, la Virtus era stanca, molto stanca, si è visto in questo secondo tempo, giusto Roberto? Sì, si è visto chiaramente dal fatto che innanzitutto in attacco ha segnato pochissimo, in difesa ha subito cose che di solito non subisce, e poi quella che purtroppo è mancata è la lucidità nei momenti topici, quello purtroppo è il punto principale. Intanto il professor Lelli riceve la maglia da Pozzecco. Lelli operò Pozzecco nel momento più difficile della sua carriera e praticamente lo ha riportato ai massimi livelli. Ecco, scusami Roberto, interrompo un secondo solo. Pozzecco quando fa queste cose deve essere, diciamo, capito, è un entusiasta, non fa assolutamente questi gesti per prendere in giro nessuno né per esagerare, proprio caratterialmente lui è questo tipo di giocatore, è questo tipo di persona, e devo dire che, come parlavamo all'inizio, di Pozzecco ce ne vorrebbero tanti, questo indubbiamente, non bisogna assolutamente colpevolizzarlo per queste grandi scene di entusiasmo. Chiudiamo con il tabellino, Rigodò 3 punti, Abbio 14, Danilovic 10, Edwards 11, 23 Nesterovic, partitona splendida la sua, Sconocchini 10, Frosini 1,
Pozzecco 13 punti, Meneghin 19, 14 Mersic, 11 De Paul, 6 Santiago, 5 Galanda, 9 Vescovi. Hanno diretto benissimo Facchini Taurino. Molto bene, sempre precisi, soprattutto con lo stesso metro. Gli sfondamenti sono stati fischiati nello stesso modo sia alla Virtus che alla Varese, quindi devo dire arbitri da 8 secondo me. Molto bene, quindi è finita la partita con la vittoria di Varese. Noi vi diamo appuntamento per gara 3 che si giocherà martedì. A Varese conduce la serie, Varese per 2-0. Grazie per l'ascolto e buonasera. Buonasera.